Un professore di una scuola superiore della Valle Seriana è stato condannato dal Tribunale di Bergamo a 8 anni per violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne. Gli episodi contestati vanno dall'ottobre del 2007, quando la ragazzina aveva 14 anni, fino all'aprile del 2010. Come riporta oggi l'Eco di Bergamo, per quasi tre anni la studentessa è stata sottoposta alle pesanti attenzioni dell'insegnante, 43enne, che l'avrebbe costretta anche ad avere rapporti con lui. I fatti contestati, secondo l'accusa, sono avvenuti all'interno della scuola ma anche all'esterno, nell'abitazione dell'insegnante, approfittando della momentanea assenza della moglie, e anche nella camera della ragazza, dove è entrato passando dalla finestra. Erano stati i genitori della studentessa a far partire una denuncia dopo aver raccolto le confidenze della figlia. Durante il dibattimento, l'uomo ha confessato i rapporti, sostenendo però che la ragazza era consenziente. L'imputato ha anche detto di aver cominciato ad avere rapporti sessuali con la giovane quando lei aveva più di 16 anni o comunque quando lei aveva già lasciato l'istituto. Il pubblico ministero Carmen Pugliese aveva chiesto una condanna di 12 anni. Il tribunale lo ha condannato a 8, disponendo un risarcimento provvisionale di 100.000 euro per la parte civile. Il pubblico ministero ha anche stigmatizzato il comportamento processuale dei compagni della giovane, per alcuni dei quali ha chiesto la trasmissione degli atti per falsa testimonianza. Da loro, ha detto Carmen Pugliese, non è giunta alcuna solidarietà per la vittima, sempre considerata una pazza che si inventava tutto.